un aumento che continua a registrarsi di anno in anno. Lo confermano i fiorai all'esterno del cimitero di Salerno, ma anche i loro clienti. Il prezzo dei fiori è salito in questo 2024, con una differenza che oscilla tra il 20 e il 50% in più rispetto agli scorsi anni. Dipende dalla tipologia dei fiori che si scelgono e anche ovviamente dalla loro disponibilità. Per alcuni si riescono a mantenere i prezzi di sempre, per altre tipologie è diventato invece praticamente impossibile. I salernitani che in questi giorni si stanno recando a portare un saluto ai propri cari in concomitanza della commemorazione dei defunti fanno quindi più attenzione al prezzo dei fiori, ne acquistano di meno. Chi qualche anno fa spendeva 10 euro, oggi per la stessa quantità ne spende anche 20 o 25, ci hanno confermato i fiorai salernitani. Meglio degli altri anni, perché hanno, diciamo, tolto il divieto e si hanno fatto passare le macchine davanti a noi, quindi siamo andati bene. Grazie a Dio che un signore ci ha aiutato, si comprano meno fiori, si fa attenzione perché i soldi non ce ne stanno, sono finiti. Che aumento c'è stato sui fiori? Sono aumentati il 50-60%. Esagerato quest'anno. Prima spendevo 10 euro, 20-25 più o meno. Comprando ovviamente la stessa quantità di fiori. Sì, sì, è aumentata parecchio la roba. Ci sono tante persone, state notando un afflusso importante oppure no? No, non ci stanno assai persone, poco persone. No, tutto bene, perché il tempo è bello, quindi comunque sta venendo, c'è affluenza di gente abbastanza. Rispetto alla viabilità, quest'anno mi sembra non ci siano stati problemi. Assolutamente no, ci sta un po' di afflusso comunque. Prima ci dicevano i suoi colleghi, però i fiori sono aumentati tantissimo e le persone fanno un po' fatica. Alcuni tipi di fiori sì, ma altri no. Per esempio, se volessimo quantificare un aumento... Ma purtroppo il fiore non è, l'aumento va periodico, può darsi pure che la settimana prossima costa di meno, non è un aumento. Alcuni tipi di fiori possono mancare sul mercato in quel momento e quindi aumenta il prezzo. Le persone sono attente però al portafoglio. Sicuramente, spendono sicuramente di meno rispetto agli anni addietro, diciamo.